Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Betzatà, con 5 portici sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina». Gli domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Nella colletta che abbiamo rivolto al Signore all'inizio, abbiamo chiesto due cose importantissime per noi. Signore, aiutaci ad accogliere degnamente il mistero della Pasqua, la sua Pasqua. L'altra: Signore, aiutaci a celebrare degnamente la Pasqua della nostra salvezza. Questa è la nostra, che noi dobbiamo preparare per risorgere con Gesù alla vita eterna. È la meditazione più giusta, centrale, della Quaresima, che ormai abbiamo già percorsa in gran parte. L'angelo è il profeta. È molto, molto bella questa descrizione che fa il profeta Ezechiele. Dell'angelo è quello che chiama a guardare verso l'Oriente. Dall'Oriente viene la salvezza, viene il Salvatore. Guarda l'acqua che scaturisce, tanta, bella, fresca, arrivava alle caviglie. Poi dice ancora: prende un filo, una fune, misura altri 1000 metri di quell'acqua e dice: cammina in quest'acqua. Arrivava alle ginocchia, era salita. Misura ancora 1000 metri, arrivava ai fianchi e lui a fatica riusciva a muoversi in questa acqua così alta.
misura altri 1000 metri, dice, vai, non ce la fa più, non è possibile, al di sopra dei fianchi ti travolge. Cos'è quest'acqua? È la misericordia di Dio che arriva a noi attraverso l'angelo del Padre che è Gesù Cristo. L'acqua della sua grazia è il segno della sua misericordia ed è la caparra della nostra salvezza. Questo è il tema. Così si muove il pensiero che ci viene suggerito oggi per celebrare con profondo riconoscimento il mistero dell'Eucaristia e quindi la grazia che ci viene attraverso questa Eucaris, sorgente di grazia. Celebriamo ogni giorno l'Eucaristia del Signore perché la Pasqua di Cristo sia fruttuosa, abbondante. Mettiamocela tutta la buona volontà per non sciupare nemmeno una delle grazie che il Signore ci fa piovere in questo periodo. Vedete, noi facciamo lo sforzo di alzarci, venire, pregare, celebrare, comunicarci, ringraziare il Signore e poi magari ci lasciamo distrarre, riassorbire dalle vicende, dalle faccende della vita quotidiana. Usciamo da questa secca, lasciamoci invadere dall'acqua bella, fresca, ristorante, consolante della grazia di Dio che viene a noi. Con la Pasqua è grazia piena, non ci manca nulla per la sua e la nostra risurrezione, per la sua eterna gloria e per la nostra eterna salvezza. Gesù va dove ci sono tutti quei paralitici alla piscina probatica. Ogni anno, in un giorno, all'improvviso, si agitavano le acque e chi di quegli infermi arrivava per primo, toccava quell'acqua, era guarito. Ora c'era questo infermo di cui ci parla il Vangelo da 38 anni. L'Evangelista dice che Gesù lo sapeva, ma certo lo sa che tutti noi siamo infermi, ci trasciniamo per arrivare alla guarigione spirituale, ma non sempre ci riusciamo. E comunque Gesù dimostra che non può essere una gara al più forte, no. Il più forte guarisce gli altri? No, questa guarigione deve essere un dono universale, deve essere la gioia del Padre a disposizione di tutti i figli malati, allo stesso modo, perché il peccato originale ci inchioda alla malattia dell'anima. E allora, vuoi guarire? Ecco la parola da ricordare. Vuoi guarire? Magari. Bello, quando incominciamo a sentire l'arrivo di Cristo in noi, sentiamo che sta arrivando la guarigione. Allora vogliamo guarire? Sì, Signore, vogliamo guarire. Apriamo il cuore, le braccia, la mente, leggiamo, meditiamo le tue parole. La grazia dell'Eucaristia è il cibo che corrobora e ci fa camminare verso il monte di Dio. E allora, tu vuoi guarire? Beh, alzati, prendi il tuo lettuccio e vai a casa.
cammina, cammina, tu che eri inghiottito qua e non ce la facevi ad arrivare alla piscina, all'acqua. Quello si alza, prende le tucce e cammina. Scandalo, giorno di sabato, tu hai portato sulle spalle quello straccio di giaciglio su cui ti riposavi. Grande peccato! E chi te l'ha fatto fare? Chi mi ha guarito, mi ha detto prendi le tucce e cammina. E chi è questo? Chi è questo rivoluzionario? Non lo so. Uno mi ha guarito, ma io non lo so chi sia. Gesù Cristo non è un'incognita nel cammino della salvezza. E allora ecco qua che Gesù torna di nuovo e incontra dentro il Tempio il guarito e gli dice: stai attento, non ricadere nel peccato, sennò ti può capitare peggio di prima. Ah, tu sei, va a riferire chi lo ha guarito. E quelli domandano non come è avvenuto il miracolo, ma dicono soltanto nella domanda: chi ti ha detto di caricarti il letto sulle spalle? Me l'ha detto chi mi dà la forza, me l'ha detto chi mi guarisce dal peccato, che è la paralisi dell'anima. Vai, non peccare più. Questa è la parola di Gesù. Da qui inizia veramente, realmente, la nostra Pasqua. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Rendi salda nella fede la tua Chiesa, perché molti fedeli, attingendo dal suo seno l'acqua viva dello Spirito, possano ricevere vita in abbondanza. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Sostieni in terra di missione coloro che, giunti al termine del loro catecumenato, sono ormai prossimi a ricevere il battesimo. Siano sempre pietre vive nell'edificazione della Chiesa e testimoni del tuo amore che salva. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Concedi a tutti coloro che sono nella tribolazione di scoprire nell'aiuto e nella carità fraterna la tua premurosa presenza. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. San Giuseppe, aiutaci a custodire la grazia e la pace di Gesù. San Giuseppe, aiutaci a custodire la grazia e la pace di Gesù.
pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore.